Dopo decenni senza vocazioni sacerdotali a Gaza, Abdallah Yelda ha risposto alla chiamata del Signore. Ha fatto i suoi primi voti nella congregazione del Verbo Incarnato domenica 10 ottobre nella chiesa della Sacra Famiglia di Gaza. È una grande gioia per tutta la comunità cristiana di Gaza, perché era tanto tempo che qui non c'era una vocazione. La gioia è grande anche per la Chiesa del Patriarcato Latino e anche qui nella parrocchia. Ringraziamo il Signore perché la chiamata è sempre il prodotto del lavoro e della preghiera di tutti ed è un servizio per la Chiesa e la società. Questo è vero non soltanto per i sacerdoti, ma anche per le suore o le famiglie. Nella messa celebrata alla presenza della sua famiglia e dei suoi parenti, padre Gabriel ha benedetto l'abito religioso di Abdallah, che è il primo della striscia di Gaza ad entrare nell'istituto del Verbo Incarnato. Quando avevo 14 anni ho detto ai miei genitori della mia chiamata, ma all'inizio erano contrari. Quando sono entrato all'università, la voce del Signore mi ha chiamato di nuovo e ho deciso di lasciare tutto e seguirlo. Padre Gabriel Romanelli è stata la mia guida spirituale perché veniva spesso a Gaza. L'ho sempre consultato per quanto riguardava la mia chiamata, la mia entrata in comunità. Ho deciso di entrarvi nel 2019. Abdallah Yelda si prepara a seguire il Signore e a camminare con coraggio sulla via della santità, dando una testimonianza cristiana dell'amore vissuto al servizio della comunità dei fedeli. La più grande benedizione della mia vita è la mia entrata in comunità religiosa. Prego perché fioriscano delle vocazioni a Gaza e nel mondo intero.